Bella a tutti ragazzi, qui è Lucky Luke 47, bentornati in questo nuovo video di Cargo Transport Simulator. Un attimo che devo sistemare una cosa sulla memoria, se no sto video non c'entra sul telefono mio. Ok, fatto. Allora, siamo tornati in questo episodio di Cargo Transport Simulator. Forse non mi ricordo, forse devo finire un lavoretto, un lavoro che ho iniziato ieri sera, come al solito ormai. Non mi si sono collegate bene le cuffie. Spero che adesso si senta qualcosa. Mo' vediamo. Mi frena. No, tu adesso vai qui. No, sopra le marce no. 4, 1. Allora, no, il lavoro l'ho finito. No, il carrello no! Il carrello no! Dai! Che cacchio! Frena! Colleghiamo. Rust. Allora, che ci fanno delle console alla Fruity Fruits? Dai. Portiamo alla CTS o l'Underhill? È un po' Bremen. No, vediamo la Vato Home. Dai, che non ci sono mai andato. Dai, collegato. Cioè, ragazzi, delle console a Rio de Janeiro in un negozio di frutta. Ma vi pare normale? Allora, beh, questo l'ho usato, vabbè, tanto diventava verde. Oh, non facciamo i fenomeni, facciamo i fenomeni, dai. Un attimo, va. Regolo. Sì, ho lodato. L'automatico no. Cosa? Andiamo. Ok, qua c'è una rotatoria. Io la prendo contromano. E chi si è visto, si è visto. Oh. Qua va. Forza. No, ho fatto una cavolata. Cioè, ma poi che lo faccio a fare il fenomeno che c'ho il carrello attaccato dietro? Ah, non mi sono attorcigliato su me stesso.
Bremen. Ah, è gratta perché... Facciamo una cosa, la famo benzina. Anche se ce n'ho tante, poi c'ho paura di arrivare al... C'ho paura di arrivare al deposito senza benzina, se faccio il fenomeno così. Ok, qua ce lo sparti. Aspetta che questa la prendo. Via! Mi sto girando a caso, ragazzi. Sarà perché ho le mani sudate. Rotatoria. Vabbè, io le rotatorie adesso le prendo contromano, poi che si è visto, si è visto. Vai, vai, a 123 su un'autostrada, dai, su una strada comunale. Ok. Aggiungiamo il calo della benzina. Poi c'è il fenomeno così. Via, 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 via. Vabbè. Dove cazzo siamo finiti? Nello Wyoming. Vabbè, qui il limite è 90, io vado a 110, non me ne frega.
Ah, ha smesso di piovere finalmente. Ne manca poco. I difetti di andare a 100 all'ora su una strada comunale con un rimorchio che ti sta dietro in culo. Averci un rimorchio attaccato nel culo c'ha sti difetti, dai. Anche i difetti. Avvantaggi e svantaggi. Dai, a 110 in quarta. Ecco, a 100 metri dall'arrivo mi schianto, buono. Speriamo di trovarci qualche cosa carica dentro, non i soliti rimorchi perché mi stanno sulle palle i rimorchi. Oh, e gira. Su un po'.1013. Mettiamo la retro. Eccolo lì, aspetta, va. Eccolo lì, mi sono piantato come un coglione lì proprio. Dai, carica. Dove lo portiamo? Non andrò alle console. Cancella. Questa è sicura la pupiccola. No, home electronics, vabbè. Bremen, Kassel, Bremen, Kassel. Ah, Kassel, dai. No, adesso sì che si ragiona. Guarda che c'è il dosso. Me lo immaginavo che c'eri i dossi. Fortuna. Mamma mia, oh. Olè!
15. Così vediamo un attimo. Buono. Adesso voglio arrivare a Castle non andando mai a far benzina, solo una volta. Che manca poco, manca poco. Però dove prendo io per Castle? Castle svolta a sinistra, io taglio da qua. Entro contromano. Così a caso sono le macchine ferme lì. Ok, a questa velocità andiamo bene. A 100 però andiamo bene. Ok, blocco giri qui. Aspetta. Perfetto. Bloccando i giri? Buono, spreco da meno. È un po'. Challenge. Mamma mia, la pubblicità no. Perfetto, guardando due merdose pubblicità, ho guadagnato 178 monete e ora ho 1291 monete. Adesso ci mettiamo un attimo in pausa qui, torniamo al garage, vediamo un po' quanto mi serve per prendere quel cavolo di furgone grande.
Mostra le mie scelte. No, grazie. Lasciatemi perdere. Allora, garage, veicoli, lo scagno, no? Volvo. Cosa? Mi stai prendendo per il culo? Ma porca di quella. L'Arctic che... Questo pure 4.000. Adesso aspetto una bella ricarica, poi... Vabbè, ragazzi, vabbè. Adesso finché non ce la faccio a prendere quei soldi, continuiamo a fare video con questo. Poi, se ce la faccio, faccio un video con lo Scania. No, col Volvo. E poi prendo 5.000 monete e mi compro o il Transit, il Ford Transit, quello col cassone, oppure il Transit, quello chiuso. Però meglio quello chiuso. Vabbè ragazzi, questo video termina qui. Noi ci vediamo, ci salutiamo. Mettete like come al solito, commentate e condividete per far crescere il canale. Ciao a tutti.